Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 69. L'idea di oggi è questa: i miei rancori nascondono la luce del mondo in me. E ci dice così: nessuno può vedere ciò che i tuoi rancori nascondono. Siccome i tuoi rancori nascondono la luce del mondo in te, tutti restano nell'oscurità e tu con loro. Ma non appena il velo dei tuoi rancori viene sollevato, tu sei liberato con loro. Condividi adesso la tua salvezza con chi stava al tuo fianco quando eri all'inferno. Egli è tuo fratello nella luce del mondo che vi salva entrambi. Oggi facciamo un altro tentativo reale di raggiungere la luce in te, prima di intraprendere ciò nel nostro periodo di pratica più esteso, dedichiamo alcuni minuti a pensare a ciò che stiamo cercando di fare. Stiamo letteralmente cercando di entrare in contatto con la salvezza del mondo. Stiamo cercando di vedere al di là del velo di oscurità che la tiene nascosta. Stiamo cercando di permettere che il velo venga sollevato e di vedere scomparire nella luce del sole le lacrime del Figlio di Dio. Oggi cominciamo il nostro periodo di pratica più lungo con la piena realizzazione che è così e con l'autentica determinazione a raggiungere ciò che ci è più caro di qualunque altra cosa, la salvezza è la nostra sola necessità. Non c'è altro scopo qui e nessun'altra funzione da adempiere. Apprendere la salvezza è il nostro solo obiettivo. Oggi mettiamo fine all'antica ricerca, trovando la luce in noi e tenendola in alto perché chiunque cerchi con noi possa vederla e rallegrarsi. Adesso, molto tranquillamente, ad occhi chiusi, cerca di lasciare andare tutto ciò che generalmente occupa la tua coscienza. Pensa alla tua mente come a un vasto cerchio circondato da uno strato di nubi dense e oscure. Tu puoi vedere solo le nuvole perché sembri startene all'esterno del cerchio e del tuo separato e del tutto separato da esso. Da dove sei, non puoi vedere alcuna ragione per credere che ci sia una luce brillante nascosta dalle nuvole. Le nuvole sembrano essere l'unica realtà, sembrano essere tutto ciò che c'è da vedere. Dunque, non cerchi di attraversarle e superarle, che è l'unico modo per convincerti veramente della loro inconsistenza. Oggi faremo questo tentativo. Dopo aver pensato all'importanza di ciò che sia stai cercando di fare per te stesso e per il mondo, cerca di porti in una condizione di quiete perfetta, ricordando soltanto quanto vuoi raggiungere la luce in te oggi. Adesso, sii determinato ad andare oltre le nuvole. Protenditi e toccarle nella tua mente. Spazza via con la mano, sentile sulle tue guance, sulla fronte e sulle palpebre mentre le attraversi. Vai avanti, le nuvole non possono fermarti. Se farai gli esercizi in modo appropriato, comincerai a sentire la sensazione di essere sollevato e portato avanti. Il tuo piccolo sforzo e la tua poca determinazione chiamano in tuo aiuto il potere dell'universo e Dio stesso ti solleverà dall'oscurità portandoti nella luce. Tu sei in accordo con la sua volontà. Non puoi fallire perché la tua volontà è la sua. Abbi fiducia in tuo Padre oggi e sii certo che Egli ti ha udito e ti ha risposto. Puoi non riconoscere ancora la sua risposta, ma puoi essere davvero sicuro che ti viene data e quindi alla fine la riceverai.
Cerca mentre tenti di andare verso la luce attraverso le nuvole, di mantenere nella tua mente questa fiducia. Cerca di ricordare che stai finalmente unendo la tua volontà a quella di Dio. Cerca di tenere ben chiaro in mente il pensiero che ciò che intraprendi con Dio deve aver successo. Poi lascia lavorare in te ed attraverso di te la potenza di Dio affinché la sua e la tua volontà siano fatte. Nei periodi di pratica più brevi, che farai il più spesso possibile in vista dell'importanza dell'idea di oggi per te e per la tua felicità, ricorda te stesso che i tuoi rancori nascondono la tua consapevolezza, la luce del mondo. Ricorda anche a te stesso che non lo sai, che non lo stai cercando da solo e che sai dove cercarla. Poi di: i miei rancori nascondono la luce del mondo in me. Io non posso vedere ciò che ho nascosto, tuttavia voglio che mi venga rivelata per la mia salvezza e per la salvezza del mondo. Assicurati anche di dire a te stesso: se serbo questo rancore, la luce del mondo mi sarà nascosta. Se oggi sarai tentato di serbare qualcosa contro qualcuno, ricordati di dire questo: se serbo questo rancore, la luce del mondo mi sarà nascosta. Quindi la lezione di oggi è questa: i miei rancori nascondono la luce del mondo in me. Allora, siamo arrivati alla fine di questa lezione e ci sentiamo domani con la prossima lezione. Ciao a tutti, vi auguro una bellissima giornata e a domani.